Questa è la vera realtà oggi di questo gruppo, perché veramente lavoriamo ognuno per l'altro. E il mister in questo è un maestro, perché non fa altro che unirci sempre di più. L'andata forse è stata la partita più brutta dell'anno, da parte nostra. Da parte nostra, però oggi abbiamo dimostrato che l'andata ci abbiamo sbagliato noi e non loro. Meno male che le palle gol arrivano, è merito forse nostro davanti, soprattutto mio oggi che ho sbagliato qualcuna, però ripeto, l'importante queste ultime tre partite è il risultato, pur giocando bene, perché oggi penso che non ci sia stata partita. E se continuiamo così, con questa voglia, questa grinta, questa cattiveria, penso che le possiamo portare a casa, non facili, ma sicuramente. Siamo noi stessi se caliamo di concentrazione, ma credo che l'obiettivo sta troppo nella nostra mente, nella nostra testa, giorno per giorno comunque ce lo diciamo e lo facciamo crescere sempre di più, quindi io non temo gli avversari, nel senso che, ripeto, se giochiamo così non c'è avversario che ci può tenere, secondo me. La tensione forse c'è fino a prima della partita, ma quando si entra in campo, sapendo l'obiettivo che stiamo raggiungendo, quella tensione si deve trasformare in cattiveria, agonismo, arrivare prima degli altri sulla palla. Questa secondo me è la tensione giusta. E i tifosi purtroppo per noi sono fondamentali. Ho sentito qualche intervista qualche settimana fa che la squadra avversaria diceva che se non c'erano i 4.000, noi ce l'abbiamo. Ce li teniamo ben stretti e speriamo che domenica dopo domenica possano aumentare, perché non c'era bisogno, ha bisogno tanto di tutti questi tifosi e noi in campo li sentiamo tanto e soprattutto quando si va fuori casa e li fanno venire, speriamo che li fanno venire sempre, si sentono e ne abbiamo tanto bisogno. Gli auguri non vanno solo a loro ma tutta Nocera, tutto lo staff e la dirigenza, lo staff tecnico, i compagni, a voi, a tutti veramente, perché la Pasqua è santa e spero che in ogni famiglia si può stare felici e sereni tutti quanti insieme.